Salve, anche questo video tratterà di un dettaglio del catechismo della Chiesa Cattolica, in particolare dell'idea di famiglia del cattolicesimo. L'idea di famiglia discende dal commento sul quarto comandamento, l'articolo del quarto comandamento che dice: onora tuo padre e tua madre perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che ti dà il Signore tuo Dio. Onora tuo padre e tua madre perché, affinché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che ti dà il Signore tuo Dio. Interessante già la differenza col quinto comandamento, che è solo non uccidere. Perché nel quarto comandamento si dice onora tuo padre e tua madre perché poi avrai un premio, mentre sul quinto comandamento basta dire non uccidere? Probabilmente perché l'idea di famiglia non è tanto connaturata quanto l'idea di vita e di morte. Non uccidere è estremamente semplice ed intuibile, può essere subito accettato. Per quanto riguarda l'idea di famiglia, bisogna dare qualche incentivo. Inoltre, abbiamo detto che dal quarto comandamento discende l'idea di famiglia. Sul quinto comandamento discende la teoria cattolica sulla conservazione della vita, eccetera. La cosa interessante è che mentre nel quinto comandamento subito il non uccidere viene ribadito da una citazione diretta di Matteo, che dice appunto non uccidere, chi avrà ucciso sarà sottoposto a giudizio, eccetera, ma addirittura chi si adira verso suo fratello verrà sottoposto a giudizio, mentre nel quarto comandamento c'è una citazione molto blanda di Luca in cui si parla di Gesù che da giovane va via. Per insegnare, iniziare ad insegnare, i genitori lo cercano, quando lo trovano gli fanno il cazziatone e Gesù torna a casa accompagnato dai genitori e dice Luca stava loro sottomesso, cioè obbedì ai genitori. È molto blanda come citazione, non spiega pienamente onora tuo padre e tua madre, non lo rafforza, è solo Gesù da ragazzo che viene ripreso dai genitori e viene riportato a casa. Inoltre, subito, per quanto riguarda il quinto comandamento, subito in seconda pagina ci sono sei citazioni dai Vangeli. Non parlo di Antico Testamento, lettere, encicliche di papi o concili, io parlo direttamente le parole di Cristo sull'argomento specifico. Per quanto riguarda non uccidere, ci sono sei citazioni in seconda pagina. Per quanto riguarda il quarto comandamento sulla famiglia, me ne aspetterei 50 perché il cattolicesimo è basato sull'idea di famiglia, la famiglia, i genitori, il rispetto dei genitori, eccetera. E invece ci sono soltanto tre citazioni, una delle tre tra l'altro è stata anche ripetuta, quindi riutilizzata due volte nello stesso contesto. E sono anche usate fuori contesto spesso, cioè un caso clamoroso è quando si parla di dunque, si dice sì, la famiglia e il regno, cioè qual è il rapporto tra la famiglia e poi i preti, cioè quelli che hanno una vocazione per seguire invece le orme di Cristo, iniziare a predicare e così via. Cosa viene detto? Viene citato per giustificare l'allontanamento dei figli dalla famiglia, viene citato un passo di sembra sempre Matteo 10:37. Matteo 10:37 dice testualmente: chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me, chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me. La cosa strana è che prima dice una cosa molto peggiore, dice: non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra, non sono venuto a portare pace, ma una spada. Sono venuto infatti a separare il figlio dal padre, la figlia dalla madre, la nuora dalla suocera. E i nemici dell'uomo saranno quelli della sua casa.
Cioè, si sta dicendo, se una famiglia diventa cristiana, si sfascia. Perché Cristo aveva un'idea di famiglia completamente diversa dalla famiglia cristianizzata che si era venuta a formare nel tempo. È un'idea completamente diversa da quella della famiglia cristiana. È diversa da quella della famiglia ebraica. È una famiglia nuova, in cui i rapporti familiari si devono disgregare. Tant'è che viene citato questo passo di Matteo, ma non viene citato invece Luca. Matteo dice chi ama il padre e la madre più di me non le degne. Luca dice, se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle, perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Dice, bisogna odiare. Ma in che senso odiare? Come fa Cristo a... Non ci immaginiamo Cristo che arriva e dice, bisogna odiare la famiglia. Qual è il punto? Il punto è questo, che si vede molto più chiaramente in una citazione sempre non utilizzata per spiegare l'idea di famiglia, che dice a Matteo capitolo 19, verso 29. Dice, chiunque avrà lasciato case o fratelli o sorelle o padre o madre o figli o campi per il mio nome riceverà 100 volte tanto, eccetera. E nel contesto del famosissimo passo è più facile che un cammello entri nella corona di un ago, che un ricco entri nel regno dei cieli. Si dice, chiunque avrà lasciato case o fratelli o sorelle o padre o madre o figli o campi per il mio nome riceverà 100 volte tanto, eccetera. Ovvero si mette sullo stesso piano la casa, il possesso quindi delle cose materiali, il campo, cioè il proprio lavoro, e i rapporti familiari, tutti si mettono tutti sullo stesso piano e tutti devono essere abbandonati. Perché? Perché per essere cristiani, non solo preti, perché siamo tutti sacerdoti, diceva Cristo, e nessuno quindi è sacerdote. Perché per essere cristiani bisogna abbandonare l'egoismo, e questo lo dicono tantissime altre religioni e tante altre filosofie. Cioè, Cristo è venuto a dire che se una persona si identifica con la famiglia, con i rapporti interfamiliari, e si identifica anche col proprio lavoro, con le proprie cose, quindi le cose che possiede, sono tutti sullo stesso piano, non può capire la verità. La vera famiglia per Cristo è quella che è fatta da tutte le persone che si incontrano nella vita, dalle persone che si incontrano magari solo una volta in stazione e non si vedono più, o le persone che poi si scelgono per averne come compagne o compagni di vita. Questa è la vera famiglia, non la famiglia cristiana, il padre, la madre, il nonno, la nonna, tutti quanti insieme a Natale che c'erano. Non è questa la famiglia che voleva lui. La famiglia che voleva lui era sempre di un passo citato, ma non completamente. Dice, appunto, io non sono venuto a portare la pace sulla terra, sono venuto a separare il figlio dal padre, la figlia dalla madre, la nuora dalla suocera. Io sono venuto per rompere i rapporti familiari, perché i rapporti familiari sono egoismo, sono possesso. Non si può semplicemente dire onora il padre e la madre e da lì discendere un'idea di famiglia, citando poi passi sbagliati. Bisogna avere il coraggio, dovrebbe avere il coraggio la Chiesa Cattolica, di ammettere che Cristo aveva un'idea di famiglia diversa e che loro per tanti anni si sono sbagliati. Grazie.